lo seguirono, stando a distanza per timore, per vergogna. Ma in cui stranamente, profondamente, oscuramente e suggestivamente incuriositi. Quei due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cosa cercate? Gli risposero: Rabbi, dove abiti? Disse loro: venite a vedere. È la formula cristiana. Il metodo cristiano è questo: venite a vedere. E andarono e videro dove abitava e si fermarono presso di lui tutto quel giorno. Erano circa le 4 del pomeriggio. Ma se voi immaginate quei due che lo stanno a sentire alcune ore, poi dopo devono andare a casa, ma lui li congeda e se ne tornano zitti perché invasi dall'impressione avuta, dal mistero sentito, presentito, sentito. Poi si dividono, ognuno dei due va a casa sua. Non si salutano, non perché non si salutano, si salutano in un altro modo, si salutano senza salutarsi, perché sono pieni di quella roba lì, sono pieni della stessa cosa, sono una cosa solo loro due, tanto sono pieni della stessa cosa. E Andrea che entra in casa sua e mette giù il mantello e la moglie dice: ma Andrea, che hai? Senti, che ti è successo? E lui, per che scoppiasse in pianto abbracciandola, e lei, sconvolta da questo, continuasse a domandare: ma che hai? E lui la stringe a sua moglie, che non si è mai sentita stretta così in vita sua. Era un altro. Era lui, ma era un altro. E infatti ritornarono con lui il giorno dopo, lui ritornò con loro il terzo giorno, abitava un paese vicino, e incominciò ad andare a pesca con loro. E andò a trovare sulla spiaggia quando rassettavano le reti. E quando lui ogni tanto incominciava ad andare nei paesi dell'interno, andava da loro e diceva: venite con me. Qualche domandava, poi finirono per andare alcune ore, poi più ore, poi una giornata intera, poi qualche è stato fuori anche la notte, tutta la gente era con la bocca aperta, loro con la bocca più aperta ancora. Non ci si stancava di sentirlo.